Allora, lei è nella Noi per Burlando. Sì. Lei non faceva politica prima? Non l'ho mai fatta. Mai fatta. Come mai ha Se deciso si di intende non scegliere? fare politica, Sì, se si intende non appartenere a partiti o... certo. Ma mi era stato proposto diverse volte negli anni scorsi e non c'era mai stata, come dire, l'occasione giusta per poter aderire a queste proposte. Quando mi ha proposto la candidatura a Claudio Burlando, mi è piaciuta la modalità con la quale è stata proposta. Non mi sono stati posti paletti, non mi sono state fatte promesse, mi è stato chiesto di essere quello che sono sempre stato, quindi con la mia faccia in mezzo alla gente nel mio percorso, che ormai ha raggiunto in questi giorni 13 anni al CEP. E lui ha molto apprezzato il fatto che qualcuno che non avesse impegni politici si fosse messo in gioco con la sua faccia, con la sua credibilità per la gente di un quartiere e mi ha chiesto di provare a trasferire questi meccanismi e questa passione all'interno dell'amministrazione pubblica che, secondo il Presidente Burlando, ha bisogno di questi nuovi impulsi. A me è piaciuto molto il fatto che si scegliesse la persona e non che mi fosse chiesto il pacchetto di voti come spesso viene chiesto in queste situazioni. Io non so se la mia storia al CEPE, anche in altre vicende di altri quartieri, possa portare dei voti oppure no, però, come dire, mi piace mettermi in gioco e mi è piaciuta la modalità con la quale, le finalità con la quale mi è stata chiesta. Grazie. Da Carlo Besana. Besana è, l'ha anche accennato lui prima, è il farmacista storico del CEP di Pra. Ha creato una bella realtà lì a Pra, anche di associazionismo e di presenza. E fra l'altro, conoscendolo, abbiamo fatto anche un dibattito insieme col presidente Burlando, è sicuramente una persona che nel presentarsi, nel porsi così, non è un ultra, non è uno che urla, non è uno che strilla, è anche gradevole, devo dire, mi sta simpatico a pelle. Però c'è un problema. E L'aspettavo. il problema chiaramente è quello del suo maglioncino. Questo maglioncino di oggi, cerco di spiegarmi, non è estetica È come la la. cravatta di Aldo Sivi. Esatto. E questo mi preoccupa. Del suo maglioncino perché è un po' lui rappresentante di un certo mondo che ha. Anche la Raffaella oggi. Beh, Lilla il mio figlio, guardate, mi sono Non guardata. osa esporsi a È pieno. Lilla, si è guardata subito. Adesso lo spogliato in diretta. Di un certo mondo che ama ritrovarsi in internet, che si è autodefinito il popolo viola e che per esempio Besana, anche credo sia buon amico personale di Beppe Grillo e di un certo mondo di questo tipo, che secondo me è forse uno dei problemi della democrazia italiana. Non perché ci mancherebbe altro, non abbia diritto di esporre le sue idee, di dire le cose, di dire anche che Berlusconi è un ladro, tutto quello che vogliamo. Però perché secondo me lo dice in modo violento. Purtroppo su internet spesso questo popolo viola, e poi anche in piazza, riversa tutta la bile che c'è. Cioè tutto il peggio di noi si ritrova spesso dietro un nickname o dietro anche una cosa firmata, ma come se internet fosse una zona franca, dove tutti possono dire qualsiasi cosa e dove tutti possono insultare tutti gli altri. Cosa c'entra Besana, persona moderata e per bene, con tutta questa roba qua? Dunque, io sono un assiduo frequentatore del web, da Facebook e altre forme anche di comunicazione, di relazione con soggetti anche che non si conoscono ma con i quali si può dialogare. Come in tutti questi mondi c'è tutto, c'è il contrario di tutto e io ritengo che sia nei limiti, ovviamente, di quello che recito, poter scrivere, dire, eccetera, sia un buon terreno sul quale confrontarsi e confrontare anche le asperità maggiori. Meglio che trovino sfogo lì che in altro modo, no? Io sono convinto che quello sia una buona modalità di espressione, sia la piazza virtuale che la piazza reale, ma poi deve esserci l'anello di congiunzione con i luoghi della politica, perché altrimenti si crea il mito dell'antipolitica che diventa solo protesta e non diventa mai proposta. La proposta la si può fare anche dalla piazza, a me piace molto la piazza, la strada, la piazza sono i luoghi dove viene fuori proprio tutta la passione, tutto quello che c'è dentro che si può tirare fuori perché la piazza è un luogo non strutturato, no? E quindi si è più liberi. Però poi da lì occorre trovare le modalità per portare queste istanze nei luoghi che sono deputati dalla democrazia al confronto, alla crescita e anche alla valutazione più collettiva, perché poi non è detto che la strada abbia sempre ragione, per amor del cielo. In democrazia occorre consentire alla strada di esprimersi, ma
ma poi anche la strada stessa di trovare le modalità per andare nei luoghi dove la politica la si fa e dove si decide tutti insieme quello che è bene oppure no per un determinato territorio, per una città o per un paese. In questo senso che ho messo anche l'accento sulla mia mio dispiacere per il non voto espresso, ad esempio, dagli appartenenti ai comitati antigronda, eccetera. Non è col non voto che si può andare lontani. La protesta deve tradursi comunque in percorsi politici seri dove portare queste istanze ad un confronto molto più serrato, dare voce alla strada ma nei luoghi giusti della politica. Questo è il mio, così, il mio pensiero. Poi, sì, se posso replicare proprio un secondo, certo. Mi sembra ottimo lo spirito, perché io credo che, come penso personalmente, che sia stato negativo il fatto che la sinistra radicale sia rimasta fuori al Parlamento, perché comunque anche le istanze più estreme, certo, istituzionalizzate si moderano di fatto e comunque hanno una rappresentanza istituzionale. Non pensa però, cioè, l'è mai capitato tipo su internet di fare un post che, per chi non è abituato a usarlo, sono i messaggi che si scrivono su internet per dire questo messaggio è troppo violento, questa cosa mi fa... Cioè, per esempio, per dire il blog di Grillo, per dire, sì, quello più... Ci sono delle cose da rabbrividire, ma addirittura non solo degli utenti, che a volte, diciamolo pure, ma come quelli di qualsiasi sito internet, ci sono anche dei menu subens, come ci sono per strada. Certo, non... certo. Ma è anche buono... proprio... Non so, io vedevo, parlavo nei giorni scorsi, l'ha anche dichiarato pubblicamente, con Garrone. Giustamente, secondo me, si è arrabbiato perché gli ha dato, in un comizio a Reggio Emilia, probabilmente ironizzando sul fatto che era andato in una scuola, Grillo ha detto Garrone è un pedofilo. Secondo me, il fatto che in nome di quello che si dice, o su un palco, o su internet, tutto sia lecito, tutto sia libero, fa cadere ogni cosa. Cioè, bisogna porre dei limiti... Io sono del parere che il web non deve avere limiti al di là, ripeto, di casi anche eclatanti dove... Però se io scrivo che lei è un pedofilo sul giornale, lei mi querela e giustamente la vince. Io le chiedo di mostrarmelo, lo stesso farei su internet. Però su internet io, non mi risponde così. Ma guarda, io ho partecipato ad esempio a dei forum anche in materia sportiva e anche lì c'è di tutto. E lì sono in più. E lì a un certo punto ho mandato due righe al moderatore chiedendo se non era il caso di intervenire, ma non perché per le cose personali, perché portavano fuori tema poi anche la discussione, perché quando poi diventa delle ripicche personali, delle accuse che uno poi non quanto le può documentare in un forum, ci sono i moderatori. E quindi il moderatore è intervenuto e poi ha riportato la discussione, come dire, in un modo un pochino più garbato, se vogliamo. Però a me non piacciono i vincoli, non mi piacciono, al di là di quello che può essere ovviamente un limite che occorre, quando ci sono i siti che invogliano a massacrare una persona, uccidere, per amor del cielo, ci mancherebbe, Dio ce ne scampi liberi. Però il web mi piace proprio perché uno entra e poi può valutare, può scegliere. Se non si ferma l'apparenza, gratta un pochino la crosta, poi trova anche delle cose interessanti. Io mi sono innamorato del mondo del web perché mi ha aperto scenari nuovi che non conoscevo, in mezzo a un guazzabuglio di cose che poi lasciano il tempo che trovano, ma questa è la società che è fatta così. Invito i cittadini genovesi a partecipare alla manifestazione che si terrà il 20 di questo mese a Roma, a fianco di Silvio Berlusconi, per una giornata di libertà. Posso per me solo 10 secondi, un intramuscolo. Ha invitato i genovesi ad andare il 20 marzo a Roma alla manifestazione per la libertà indetta da Berlusconi. Andateci tutti perché sarà l'unico giorno in cui concederà la libertà a Berlusconi, gli altri 364 cerca di negarla, quindi approfittiamo di questa giornata. Dico, questo perché il dibattito in città è sempre dopato dalle elezioni, ogni anno c'è un'elezione per cui si cavalcano sempre le polemiche e non si va nel merito delle elezioni. Possiamo rassicurare tutti che se non succedono cose strane poi per 2 anni e mezzo non ce n'è più, 2 anni speriamo, e mezzo, speriamo.